Allora, voi siete i più numerosi, ci dicono. Almeno così risulta dai numeri, siamo in 180 persone. Sono tanti papà, tante mamme e tanti bambini. Il carro è stato realizzato dalle mamme e dai bambini, e dalle mamme e dai papà. Complessivamente le mamme che si alternavano al mercoledì, al venerdì erano una trentina. I papà che invece hanno costruito il carro due volte alla settimana erano esattamente 22 persone. Il lavoro è iniziato il 29 dicembre e si conclude oggi. Il tema è quello del piedibus. Sì, abbiamo pensato, era un tema legato alla scuola, dato che l'anno scorso il piedibus ha avuto tanto successo, abbiamo pensato di realizzarlo anche quest'anno. Questi sono i bambini di seconda. Classe seconda elementare. Sinceramente non pensavamo di partecipare il martedì, visto che era nata come idea per il sabato. Poi, dato che hanno unificato tutto, siamo contenti di essere qui. Così, in questo modo, Clusone, oratorio e scuola sono riusciti a fare comunque due carri. Esatto, questo è penso che sia la cosa più bella.